Il guru insegna e pratica lo yoga, che è quell'antica disciplina indù, e spiega a chi nella nevrosi affoga la regola di Brahma e di Vishnu. Al guru basta solo un po' di riso, non corre come noi a Gaia là, non ha legami, o è scapolo o è diviso, dispensa i soldi, vive in castità, poiché la vita a me ma fa paura. Io me ne voglio andare a fare il culo. Vattene a fare il boom, ma chi ti trattiene a te? Se tu vai a fare il boom, fai un regalo a me. Io che lo pensavo sempre, sta grazia potresti avere. Si fanno gamba a me pure, va a fare il boom, lontano a me. Il riso a me mi piace, è un piatto fine, ma non bollito alla maniera indù. Caprovola, un salame e burbettine, a Napoli lo chiamano il sartù. Il guru dorme a terra, ma è normale, la carne è proibita, ma perché? Non tocca il vino e l'acqua a me fa male. Si sveglia all'alba e chi mi scende a me? Perciò, poiché voglio essere sicuro, non me ne andrei ancora a fare il culo. Ma chi ti trattiene a te? Se tu vai a fare il boom, ma fai un regalo a me. Io che lo pensavo sempre, sta grazia questa me. Sì, fammi gamba a me pure, va a fare il boom, da nome. Io voglio dominare le passioni, servendomi di questa scienza indù. Però tu a certe cose ti affezioni, a certi vizi non rinunci più. Così improvvisamente cancelliamo la partitina, il cinema, un caffè. Non affrettiamo i tempi, riflettiamo. Tu dici vai, ma che te puoi sapere se gli altri, i tuoi parenti e creature non vogliono mandarmi a fare il culo.